Buonasera a tutti, buonasera a questo incontro di studio. Lettura del Gosho, partiamo subito a Brezza. La fai te, Ilaria, che poi dai anche cenni storici, o lo fa qualcun altro? Allora, lettera a Misawa. Se una persona comune dell'ultima epoca ha colto l'essenza di tutti i sacri insegnamenti del Buddha, ha compreso il cuore dell'importante dottrina esposta in grande concentrazione e visione profonda ed è pronta a conseguire la buddhità. Questo demone, vedendo ciò, è assai sorpreso e dice fra sé e sé: "Non deve succedere. Se gli permetterò di rimanere nel mio dominio, costui non solo si libererà dal ciclo di nascita e morte, ma condurrà anche gli altri alla salvezza. Inoltre, si impadronirà del mio regno e lo trasformerà in una terra pura. Cosa posso fare?" Allora convoca tutti i suoi sudditi dei tre mondi del desiderio, della forma e della non forma, e ordina loro: "Andate a insidiare quel devoto, ognuno secondo la sua abilità. Se non riuscite a farli abbandonare la pratica buddista, entrate nella mente dei suoi discepoli, dei suoi sostenitori laici e della gente del suo paese e cercate di consigliarlo o di minacciarlo. Se anche questo non riesce, scenderò io personalmente, cercherò di minacciarlo entrando nel corpo e nella mente del suo sovrano. Insieme è impossibile che non riusciamo a impedirgli di conseguire la buddhità." Così decidono. Io, Nichiren, l'avevo già capito da tempo e perciò so quanto sia difficile per una persona comune dell'ultima epoca conseguire la buddhità in questa esistenza. Quanto ai miei insegnamenti, considerate quelli anteriori al mio esilio nella provincia di Sado come i sutra predicati dal Buddha prima del Sutra del Loto. Ma la notte del dodicesimo giorno del nono mese dell'ottavo anno di Bunei, rischiai di essere decapitato a Tatsunokushi. Da quel momento ho avuto pietà dei miei seguaci, pensando che non avevo ancora rivelato questo vero insegnamento. E della provincia di Sado ho segretamente comunicato il mio insegnamento ai discepoli. Dopo la morte del Buddha, grandi eruditi e maestri quali Maha Kashyapa, Nanda, Nagarjuna, Vasubandhu, Tiantai, Miaolo, Dengyo e Gishin, conoscevano questo insegnamento, ma lo tennero segreto nei loro cuori e non lo espressero a parole. La ragione era che il Buddha aveva proibito loro di diffonderlo affermando: "Dopo la mia morte, questa grande legge non deve essere rivelata finché non si entri nell'ultimo giorno della legge. Io, Nichiren, posso non essere l'inviato del Buddha, ma la mia apparizione in questo mondo coincide con l'epoca dell'ultimo giorno della legge. Inoltre, in maniera abbastanza inattesa, sono giunto a comprendere questo insegnamento che ora espongo per preparare la via a un santo. Dopo la comparsa di questo insegnamento, quelli esposti dagli eruditi e dai maestri buddhisti del primo e del medio giorno della legge saranno come stelle dopo che è sorto il sole, o come un goffo apprendista accanto a un abile artigiano. Si afferma che allora le statue del Buddha e i preti dei templi e delle pagode costruiti nel primo e nel medio giorno perderanno le loro mistiche facoltà benefiche e che solo questo grande insegnamento sarà propagato in tutto il paese di Jambudvipa. Poiché tutti voi avete un legame con questo insegnamento, dovete sentirvi rassicurati." Sì, faccio subito cenni storici e poi si comincia con gli interventi. Allora, questa lettera, che il titolo lo dice da solo, si chiama Lettera a Misawa, è uno scritto di Nichiren che appartiene all'ultimo periodo della vita di Nichiren, quando lui si era già comunque ritirato sul Monte Minobu. È scritto per un suo discepolo che si chiama Misawa Kojiro e non ce ne sono moltissimi di questi scritti perché infatti questo discepolo del Daishonin non era uno dei suoi più, diciamo, vicini discepoli, ma anzi, in questo periodo in cui gli scrive questa lettera, era un discepolo che si era un po' allontanato, diciamo, dal Daishonin, per un motivo ben preciso, perché questo discepolo viveva nella provincia di Suruga. E in quel periodo lì, nella sua provincia, c'erano, diciamo che i discepoli del Daishonin erano molto attenzionati, cioè erano. Stavano molto attenti, diciamo, a quello che succedeva. Infatti era,
tutto il periodo che poi esplose, insomma, nella persecuzione di Atsuhara, ma era già in corso la persecuzione di Atsuhara, che poi culminò con l'uccisione dei 20 contadini che non abiurarono la legge. E quindi questo discepolo a un certo punto decide comunque di scrivere al Daishonin. E il Dashonin coglie subito l'occasione, visto che aveva ricevuto questa sua lettera, per dargli questa guida meravigliosa e per comunque metterlo in qualche modo come per prepararlo, no? A quello che sarebbe successo da lì a venire, che appunto poi appunto sarebbe culminato con l'uccisione dei 20 contadini, eccetera, eccetera. Volle proprio cogliere questo momento in cui questo discepolo si era di nuovo rivolto a lui, non tanto per stare a guardare il fatto che fino a quel momento lì si era fatto poco sentire, aveva vissuto un po', diciamo, la fede un po' sottotono per non farsi riconoscere, ma anzi accolse in maniera molto calorosa questo contatto, così da poter fare il massimo, diciamo, di incoraggiamento in questa lettera che gli scrisse. Io, se permettete, contrariamente a quello che faccio di solito, che passo subito la parola a qualcuno, mi permetterei di esprimere il mio pensiero, perché questo qui, secondo me, è uno fra i Gosho, non dico più belli, ma sicuramente fra i più importanti. Secondo me il primo in classifica è il conseguimento della Buddhità in questa esistenza, perché in quel Gosho lì contiene veramente tutto. Ma questo Gosho è proprio il classico Gosho da leggere quando siamo un po' depressi, un po' dubbiosi, un po' stanchi. Ora io, visto, cioè, non voglio parlare di tutto il Gosho perché ci saranno anche altri interventi, ma di una parte del Gosho specifica, che è quella che nella vita quotidiana poi ci troviamo applicati, applicata, e magari non ci riflettiamo. Quello che ci viene detto dal Daishonin è quello che viviamo noi. Allora, è chiaro che il Daishonin ci dice che nel momento in cui noi decidiamo di stare avanti questa religione, è evidente che vogliamo fare dei cambiamenti, cioè il primo cambiamento è la nostra rivoluzione umana. Ci fa, e questo mi piace, la mappatura, cioè ci descrive esattamente ciò che questa decisione si porterà dietro, cioè ce lo dice in maniera profetica, ma tutti quelli hanno preparato, recitato, comunque praticato da un po', più o meno tutti potranno dire sì, effettivamente succede proprio così. E cos'è? Ci parla del questo re, demone del sesto cielo, l'ultimo dei demoni, che sostanzialmente ha un compito solo, cioè lui esiste, virgolettato ovviamente, perché la legge non si propaghi, cioè perché tutto ciò che è l'oscurato, l'ignoranza innata, si mantenga e vada avanti. Quindi lui c'ha quella funzione lì e basta. E farà di tutto per fare al meglio il proprio lavoro. Il Daishonin ci dice: bene, allora, questo ha cominciato a praticare. Se sta bene, se è felice, poi è umano che lo vada a dire agli altri: cavolo, questa roba funziona, quindi perché non la provi anche te? Al che il demone comincia un po' a insospettirsi. Questo qui la porta davvero in giro, la propaga la legge, che è ciò che io non voglio. Come lo blocco? E ci fa vedere che secondo me sarebbe bellissimo anche fare una puntata per ognuno. Cosa sono i tre ostacoli e i quattro demoni? Cioè, intanto partiamo con i primi, no? Te propaghi la legge? Ok, allora, intanto cercherò di insinuarti il dubbio, cercherò di farti capire che sbagli, cercherò, ti metto, fra virgolette, i bastoni un po' fra le ruote, ma a te personalmente, cioè probabilmente
In ampia percentuale statistica questo basta. Ma invece questo praticante è cocciuto, va avanti. Ah, mi ci vuole una strategia diversa, pensa il demone del sesto cielo. Proverò a far sì che le persone che ti circondano comincino a farti capire che quello che stai facendo è sbagliato. Ecco, io mi vorrei soffermare un attimino su questo punto nel quotidiano, perché probabilmente lo dico io, capita che magari non ce ne accorgiamo, ma questa cosa è presente nella nostra vita quasi quotidianamente. Cioè, quando noi pensiamo che vogliamo fare dei miglioramenti nella nostra vita, vogliamo crescere, vogliamo svilupparsi, vogliamo cambiare, probabilmente le prime persone che ci dicano "ma che lo fai a fare?" sono proprio i familiari, gli amici, le persone che contano per noi, che ci vengano a dire "ma no, ma perché?" Ora, se ne potrebbe fare tanti esempi, ma ora, ieri nel meeting in presenza ci veniva bene, perché c'era Sandra, il fatto che lei parlava del voler imparare l'inglese, e quindi è venuto fuori un meeting su questi esempi di lei che voleva imparare l'inglese, ma è facilmente riportabile perché è un esempio qualsiasi. È un po' come se le persone che la circondano gli cominciassero a dire "Sandra, ma che non pari a fare l'inglese? Cioè, cosa te ne farai? Ormai c'hai un'età, non ti serve a nulla, ma continua a fare quello che ti piace fare fino a... ma veramente vuoi durare fatica per imparare l'inglese?" Ma se ci si pensa, quante volte anche a noi succede che si vuole fare qualcosa e le persone ci stanno d'intorno sono le prime che ci dicono "ma ven via, ma che lo fa a fare? A che ti serve?" E questo non perché queste persone siano particolarmente cattive, in una funzione buddistica, questi sono gli emissari del demone del sesto cielo, cioè sono i primi che lui ci manda per bloccarci. In una visione psicologica, che le due cose vanno di pari passo, però non è che c'è un distinguo, perché secondo me Nichiren è stato uno dei precursori di quella che è poi la psicologia umana che applichiamo oggi insieme alla scienza. Ci dice: quando le persone a cui vogliamo bene, e in questo caso parlo di amici, ma anche familiari, è la stessa cosa, ci vedano cambiare, sono i primi ad aver paura, perché ci amano per come siamo. E l'immaginarci di quello che potremmo diventare li spaventa, perché se io cominciassi a studiare qualcosa oggi, fra 3 anni, non dico che io personalmente cambierei, ma sarei sicuramente una persona diversa. E le persone ci stanno vicino, un po' la temano questa cosa. Per non parlare poi, qui si va un po' più nel difficile, di quelle persone che ti sconsigliano di fare qualcosa portando dietro la propria esperienza: "guarda, ci ho provato anch'io, ma non ci si fa, cioè sono fallito io, vuoi riuscire te?" Queste sono proprio le più deleterie e sono quelle che più ama il demone del sesto cielo. Andando avanti, ci consiglia il demone del sesto cielo: non è bastato mettere il dubbio a lui, ho contornato quello che c'è intorno a lui e lei, e non è bastato questo, cocciuto vuole andare avanti e vuole fare quella cosa lì. Allora il prossimo attacco lo farò direttamente al reggente di quella zona, un po' come nell'esempio che facevo prima, uscisse domani un decreto legge che dice si vieta di imparare l'inglese, basta, non si può più imparare l'inglese. Chiaramente è una favola, è una parabola, però il concetto è questo. E forse in Italia la cosa ci spaventerebbe meno, perché anzi a noi andare contro ciò che è la corrente
sembra sia lo sport più diffuso ora come ora. E poi parte veramente il settimo demone, il demone del sesto cielo, l'ultimo, il più difficile, il più cattivo e il peggio, che è noi stessi al negativo. Per forza lui è forte, perché conosce tutte le nostre debolezze, ci fa pensare esattamente quello che vogliamo. Quindi quando noi ci troviamo a essere pigri, lui è il primo che ci dice: sì, Maurizio, dai, non hai voglia, ma smetti, ma che te ne... Ma quanti anni hai? Ma quanto sei stato senza sapere l'inglese? Ma che te ne frega, dai, vai a un videogioco, vai a vedere un film, ma... E comincio a mettermi il dubbio dentro, mi mette il tarlo. Stai rubando tempo e potresti passare con la figliola, ma perché non ti vai a fare una bella passeggiata? Non avevi detto che volevi dimagrire? Cammina, va un po' in palestra, ma che te ne frega dell'inglese? E questo è il demone peggiore, perché sa esattamente dove noi siamo deboli. Sul secondo esempio che facevo, quello degli amici, e i familiari che sono i primi a sconsigliarci di far qualcosa. C'è qualcuno che può rafforzare quello che sto dicendo con un'esperienza diretta, dicendomi: sì, ma è successo anche a me, perché a me è successo quando ho cominciato. Io senza Ah. dubbio, Prego. io senza dubbio, nel senso che io questo gosho è la prima volta che lo leggo e sicuramente quello in cui ci vedo di più, il buddismo uguale vita quotidiana, nel senso che è proprio un qualcosa che mi ha riportato alla realtà proprio tangibile. Io penso che se nel mio immaginario il demone del sesto cielo sia la personificazione davvero peggiore, come dicevi tu prima di me, nel senso che è qualcosa che mi conosce a tal punto e talmente bene che sa perfettamente dove colpire. E me lo immagino come travestito da varie forme, no? Che vanno dalla paura alla tristezza, all'angoscia, al timore del cambiamento, delle rivoluzioni umane, no? Proprio. Ma soprattutto, quello in cui l'ho visto di più immediatamente appena ho letto questo gosho è stato il cambiamento. Il cambiamento, secondo me, è qualcosa che è molto strettamente collegato a un sentimento che è la tristezza. Perché molto spesso quando cambi devi lasciare qualcosa a cui sei attaccato. E questa cosa crea umanamente una tristezza. La crea te, la crea chi intorno a te. Per cui quando io ho cominciato a praticare, e sembro una che pratica da 25.000 anni, ma sono solo due, le persone accanto a me hanno cominciato, da familiari ad amici, a utilizzare questa parola, quasi sempre. Io non ti riconosco. A me così non piaci. Questa cosa, secondo me, al di là di tutto un discorso buddista, cerco di stare sul terra a terra, è qualcosa che a livello psicologico destabilizza molto, perché ti subentra una sorta di oddio. Se le persone che mi amano mi dicono che questo cambiamento sta prendendo una direzione che mi allontana, probabilmente è sbagliato. Questo è il primo pensiero, secondo me, che la mente umanamente fa. E malgrado questo, tu continui, c'è qualcosa, e che poi è questa preghiera, secondo me, che permette di illuminare questo demone del sesto cielo e di renderlo fragile. Perché io credo che fino a quando noi vediamo un demone come qualcosa di inattaccabile, diventa irraggiungibile, come tale insuperabile. Perché è qualcosa di assolutamente, come si può dire, non contenibile. E domina e arriva a dominarci nei modi grandi o nei modi piccoli. Quando invece attraverso la preghiera non riusciamo a illuminarlo, allora anche lui si dimostra come una personificazione in realtà. Mi viene questa immagine di una figura retorica, no? Come una personificazione di qualcosa che in realtà esisteva già dentro di noi, solo che non gli avevamo mai dato una forma. Attraverso la pratica, in qualche modo, riesce a illuminarlo e a vederlo per quello che è. Ma le persone continuano, malgrado questo, malgrado tu continui a praticare, malgrado tu continui a sentire che questo cambiamento per te è necessario,
Ma è necessario perché ti sei proposto oggi, e io credo che in questo Nietzsche sia stato assolutamente lungimirante, perché quando dice sono il Buddha dell'ultimo giorno della legge, sarà difficile per voi arrivare a immaginare e poi addirittura immaginare, prima immaginare, poi a toccare con mano lo stato di buddhità, non avrà tutti i torti, perché questo, il mondo di oggi è un mondo fatto di tempi strettissimi, velocissimi, consumati dai piaceri, come si può dire, veloci, dai cambiamenti rapidi che molto spesso non sono accompagnati dalla saggezza, ma sono istinti che seguono delle correnti tutte loro. Però, malgrado quello, quando tu ci arrivi in questo momento, se davvero lo senti come il momento giusto, non puoi fare a meno di credere che sia stato il tuo momento e il tuo cambiamento sia necessario per te. Ma le persone intorno a te aumentano la dose di allontanamento da te più tu cerchi te stesso, tra virgolette, cioè tu più tu ti avvicini a questa tua rivoluzione, più la rivoluzione crea cambiamento e più il cambiamento crea allontanamento. A me è capitato, mi è capitato veramente tantissime volte. È forse una delle cose che mi hanno messo più in difficoltà, perché come diceva Maurizio prima, la prima difficoltà, secondo me, è interiore ed è quella che incontri quando metti in dubbio il fatto che tu puoi avere lo stato di buddhità. E quella è la prima che ti arriva subito quando vedi qualcuno e dici quel qualcuno ha raggiunto i suoi obiettivi, non li ha raggiunti, vuol dire che io non sono capace, vuol dire che io non pratico bene, vuol dire che io ho delle difficoltà a fare questa cosa. Quando superi questa, magari, perché sei convinta, sei determinata in questo cammino, arrivano quelli esterni che probabilmente sono ancora più forti in realtà, perché ti giocano a un livello subdolo, perché tu non subito riesci a comprendere che puoi non ascoltare. Inizialmente sono forti, sono più forti di te. E quindi mettono in dubbio la pratica, mettono in dubbio, no, ma forse è meglio rinunciare, forse è meglio stare, forse è meglio non cambiare. E io credo che quel non cambiare, in quella parola lì, in quelle due parole lì, ci sia proprio l'ultimo ostacolo prima di fare la propria rivoluzione umana, cioè quello di dire no, è meglio no, faccio un passo indietro, perché quel passo avanti potrebbe costarmi troppo. Io tutto il coraggio del buddismo lo vedo in quel passo lì, l'ho sempre visto in quel passo lì, quello che malgrado l'ostilità esterna ti porta a dire io vado avanti e continuo. E allo stesso tempo, quando penso a un demone, penso che il demone sia molto forte quando sei in uno stato vitale basso. Però poi il nome proprio, il re demone del sesto cielo, mi ha fatto pensare, ho detto ma perché lo chiameranno il re demone del sesto cielo? Perché mettono una cosa così infima con una cosa così alta? Cioè, e mi sembrava un po' i due poli, no? E ho pensato che probabilmente questo demone è tanto forte nello stato vitale basso quanto forte nello stato vitale di estasi, cioè quando tu sei convinto che non hai più bisogno. Qua, secondo me, quando tu sei convinto che col buddismo hai raggiunto i tuoi obiettivi e molli, è sempre il demone del sesto cielo, perché è sempre quel passo, quel famoso passo prima della famosa luna, no? Che ogni tanto nei Gosho, in un Gosho, perché non mi ricordo il nome, però viene detta, no? Se mi fermo il giorno prima di raggiungerla, non raggiungerò mai quel pezzettino lì. Ed è proprio lì. E quindi io vedo le influenze esterne come questo demone nella parte bassa e vedo lo stesso demone presente quando parlo con delle persone che mi dicono magari io non me la sento più di praticare piuttosto che ho abbandonato la pratica oppure la faccio meno perché tanto, non so, ho quello che volevo, ho raggiunto quello che desideravo, non mi serve più. Ecco, io in quei due poli lì, e soprattutto in quello, e per quello che mi sono collegata a te, non peraltro, quello delle influenze esterne, vedo tantissimo questo ostacolo, perché il cambiamento è una sofferenza molto spesso, perché tu devi lasciare una parte di te che conoscevi benissimo e nella quale, nel bene o nel male, ci viaggiavi, ci navigavi meravigliosamente, perché noi cominciamo a praticare in tanti perché abbiamo in quel momento una difficoltà, però la modalità con cui affrontavamo quella difficoltà la conoscevamo molto bene. Ci stavamo anche male, però non importa, la conoscevamo. Quando invece fai un cambiamento, i primi che se ne accorgono, secondo me prima ancora di te, sono gli altri e cercano di, non sempre, a me è capitata questa esperienza, cercano in qualche modo di ostacolare questo tuo cambiamento in un modo che è veramente forte e ti verrebbe quasi da dire sì, forse è meglio di Shiva, perché insomma perdere questo, quello, quell'altro forse è troppo. Ma io ce lo vedo lì il coraggio, in quel passo lì, in quel passo di guardare le persone che ti circondano
ed accettare il tuo cambiamento, magari, senza magari, con la pratica e con la fede, riuscire a farlo accettare anche a loro. Però fermarsi prima è proprio quel passo indietro per me. Ho finito. Guarda, ti potrei dire, allora, ora faccio il vigliacco perché lancio la palla praticamente a due persone, vedetevela fra di voi, che Ilaria ieri, quando ha parlato della psicologia del demone del sesto cielo, ha portato anche degli esempi carini e calzanti su come si comporta mentalmente. E come seconda palla, per dire, esagero volutamente, ma se stasera siamo qui su questo Zoom è perché una volta è stata fondamentale, una persona che lavorava con me, che veniva chiamata la cutera per come entrava in ufficio, le fu chiesto: ma che hai fatto? Deve essere cambiato qualcosa nella tua vita. Ora ti vedo sempre sorridente, ti vedo sempre contento. E senza far nomi mi riferisco a Anna, che è la persona che ha fatto sciacobuco a Carla, la quale mi ha riportato praticamente nella bolgia dell'SGI. Quindi se ora siamo qui è merito anche di Anna. Gestitevela voi, chi vuole partire per prima. Ma ora, io non sapevo di questo bellissimo nome attribuito, ma e quindi non lo so. Io, da parte mia, il aver incontrato il buddismo e poi che mi ha dato la forza di cambiare è perché mi ha aiutato a sciogliere tante mie, diciamo, paure e insicurezze. Quindi forse quell'atteggiamento era dovuto anche a insicurezze personali ed era una difesa, diciamo, parliamo, diciamo così. E quindi magari era un mio modo di comportarmi o di relazionarmi agli altri. Io, quando ho conosciuto invece il buddismo, è stato proprio per me qualcosa, appunto, che mi ha fatto vedere la possibilità, mi ha dato una visione diversa della vita, quindi una visione, appunto, che le cose si possano cambiare nel credere nel bene, nel credere appunto che le cose si cambiano e si cambiano al meglio, di ricercare il bene nelle persone, nelle cose. E anche a imparare a lottare, nel senso, per quello che volevo raggiungere dovevo lottare. E quindi mi ha riportato a rimboccarmi le maniche, credere in me stessa e andare in quella direzione, nel creare qualcosa, nel migliorarmi. Quindi quando, appunto, forse, appunto, l'ho detto, dipendeva da avere quella difficoltà di aver scelto di cambiare lavoro dopo, io ero a 13 anni che lavoravo nello stesso posto, di conseguenza, questi, sai, il cambiamento ti porta sempre a avere dei dubbi, di entrare, poi tu entri in un ambiente diverso, con persone diverse, una struttura già ben consolidata, quindi entrare, io poi, non, dipendeva anche da me, non ero un qui carattere così aperto, che quindi è disposta ad aprirmi, quindi ha voluto dir tanto, però lì mi sono messa anche in gioco io, quel cambiamento io l'ho voluto, l'ho portato avanti e il buddismo mi è arrivato proprio nel momento giusto che io avevo deciso di fare quel passo, forse anche per la paura di quel passo ho ricercato qualcosa che poi mi è arrivato e mi ha dato questa forza di andare avanti. E quindi ho fatto quel cambiamento che appunto è stato proprio, io poi esprimevo quella la gioia di vivere e anche la mancanza di paure, di aver superato e affrontato le mie paure, perché poi i demoni sono le nostre paure, non è un qualcosa d'esterno,
prende la forma di qualcosa d'esterno, ma quelle che sono rappresentate sono le nostre paure, l'angoscia, anche quella parola che ti viene detta da una persona è normale. Io poi ho affrontato quest'altro percorso che è stato appunto la gravidanza e anche lì persone hanno detto la loro, anche in famiglia, ma era giusto che dicessero la loro, perché ognuno è diverso, ognuno deve seguire un percorso che più gli è affine e prende decisione per quello che vuole ottenere. Quindi quello che io, per esempio, ho imparato poi successivamente è a rispettare anche, ora non so se sto andando fuori tema, e rispettare anche quello che mi viene detto dagli altri, perché è normale che parleranno ed è giusto che parlano. Io devo essere quella che decide se quello che mi viene detto per me rappresenta, mi può aiutare o meno, e anche il discorso che anzi, questo dirmi, io l'ho presa poi a volte anche così. Questo dirmi oppure le difficoltà che l'ho incontrato sempre stato, era come una prova di dire: ma te vuoi andare fino in fondo? Ce l'hai la forza per andare fino in fondo? Se vuoi andare fino in fondo, ci devi mettere di più, nel senso, porta avanti, occorre ancora di più. Quindi quelle poi, quelle critiche o quel mettermi, insinuarmi il dubbio. È stata da parte mia, poi con la pratica e davanti al Gonzo, di decidere di fare il passo ancora successivo. Quindi mi ha dato è tornare indietro per poi riandare con più determinazione e anche con più forza per arrivare dove volevo. Quindi, secondo me, anche le critiche o questi demoni è normale che sorgano, perché quando siamo disposti a fare un cambiamento. Le paure, le ansie, l'ignoto e fa sempre paura. Però sono anche quelle, il buddismo ce lo dice sempre, di vederle come occasioni per tirare fuori ancora di più energia, forza e determinazione per andare avanti. E lo dice anche Nichiren, cioè se uno riesce nelle difficoltà con la recitazione, perché occorre la recitazione quando si bisogna affrontare delle cose che richiedono impegno, si può raggiungere ancora di più uno stato vitale di tranquillità e di pace che ti permette di andare avanti. Ora non so se ho risposto a quello che mi avevate chiesto, se vi ho dato l'impressione del cambiamento mio o come l'ho vissuto questo cambiamento, però devo dire che è stato fondamentale per me conoscere il buddismo. E guarda, ci pensavo a Maurizio, dissi, guarda, in questi giorni ho detto, guarda, perché ne parlai con Carla? Maurizio, che poi si è detto si fa il meeting, Maurizio davvero è ritornato quello nel gruppo, via, nella soga Sono stato Gakkai. irretito nuovamente. Sei stato risucchiato da quella che era. E fu bello anche quando me lo disse Carla che avevi partecipato e che conoscevi questa pratica, perché mi sembra che a quei tempi lì ero l'unica, insomma, dove si lavorava, forse ero l'unica buddista che in quel momento, quindi avevi trovato un alleato che sapeva di cosa si parlava e di che cos'era, quindi è stata una bella cosa, visto? Io vedevo il paragone tra prima e dopo Sado, vedevo l'esperienza avuta nel breve esempio di questi 2 anni, prima e dopo la pandemia. Prima e dopo la pandemia c'è stato un demone che ti ha portato a vedere una cosa nel dopo diversa da quella che vedevi prima. Cioè, la vedi con più, sei più saggio, sei più determinato, vai con una certa determinazione dietro a delle questioni sia quotidiane che
che del passare del tempo, che affrontare le persone, perché sì, sai che il Red Demone non è una persona come magari si può pensare, ma praticamente può essere anche, puoi essere anche te stesso, che magari non cerchi di superare, oppure ti poni in una certa maniera, se ti poni magari con anche con noia, con tristezza, davanti al gonzo a recitare, non potrai mai superare, regredisci invece di avanzare, stare sempre sul tuo, non andrai mai avanti, non potrai mai, diciamo, proprio quel demone lì superarlo, e se non superi già quel demone lì hai già perso, perché come si sa nel buddismo o si perde o si vince, e quindi non c'è mai un pari. Se vai avanti, superi i tuoi ostacoli, i tuoi demoni, ok, avrai sempre vinto, sia nelle piccole cose che nelle cose magari che ti possono passare, una malattia, magari puoi avere anche una malattia, puoi avere magari un riscontro che non pensavi, nella morte, magari nella morte ti può portare anche l'allungamento della vita, che magari pensavi che potesse o pensi che possa arrivare in una certa circostanza, invece magari arrivi che l'avrai con un prolungamento stesso che magari non ti aspettavi, però ecco, sono tutte queste. Ora io avrò fatto un po' di confusione perché sono andato avanti e indietro, però è un demone che praticamente l'avrai sempre, e sei te che devi cercare in qualunque situazione, in qualunque momento della giornata. Ma io davanti al computer ci sto a fare, se vuoi, no, io sto davanti al computer, superi quel problema, ti si pone davanti e sarai sempre positivo. Come dicevo, pareggi non ci sono, o perdi o vinci, quindi andando sempre avanti con i demoni che tu puoi affrontare, potrai sempre avere positività. Cioè, i 10 decisi, sì, vabbè, diamo il sesto cielo, sono sia negativi che positivi. Però io ho fatto una riflessione mia. Io ci metterei, qui ci sono 10 esercizi, io ci rimetterei il mio, ci ho pensato, non sono eliminazioni, sì, personale, l'undicesimo, perché quando noi, va bene, siamo benino, va tutto abbastanza bene, siamo rilassati, esempio uno magari andava in ferie, mamma canto, ha un periodo più tranquillo, dice, bene, ho messo bene, e nel periodo di rilassamento, secondo me è un demone, perché se te ti rilassi un attimino, sicuramente ci sta che tu rallenti l'attività, tu ti allontani, magari tu possa anche smettere. Invece se c'è un demone che è lì in agguato, che ti fa stare sempre allerta, se sei propensa a difendere la tua pratica, anzi, non voglio dire due ore al giorno di daimoku, ma comunque te la porti avanti con una certa costanza e linearità, invece di essere magari incostanti. Perché non detto che si debba sempre sul schivalà, però se ti rilassi, il demone di rilassamento che l'ho inventato io, ti può portare magari a rilassarti troppo e poi a trovarti di fronte magari a un grande ostacolo che se avevi praticato con un po' più di, diciamo, costanza e assiduità, forse lo superavi prima.
No, io avevo letto, ho fatto una cosa su un vecchio giornale vecchio, e dice: demone viene da daimon, parola greca che in origine significa spirito, entità soprannaturale. Nella Grecia i demoni erano sia positivi che negativi, che governavano gli stati d'animo. L'accezione di questa parola non è affatto solo negativa, quindi se siamo abituati ad associarla a qualcosa di malefico, è importante sapere che esistono anche i demoni del bene, i demoni ispiratori di cose buone. Al punto che in greco antico la felicità si chiama proprio eudaimonia, eudaimonia che significa buon demone o demone del bene. Il demone è una forza che ci consiglia, che influenza stati d'animo e comportamenti, una specie di voce interna che ha il potere di farci scegliere fra quello e quello che ci indirizza. E a me mi ha fatto riflettere, perché se ti viene fuori un demone vuol dire che fa parte di te. Recitando lo trasformi, forse ci vorrà del tempo per trasformarlo secondo che il demone è fino in fondo. Il demone della paura, secondo me, è giusto avere da sempre un po' di paura. Il demone del desiderio può essere incentivante per realizzare le cose, oppure può essere anche deprimente, perché se non realizzi rallenti la situazione. Comunque questo, il demone del sesto cielo fa sì che noi siamo sempre lì pronta presa proprio per non farci dominare. Ho niente da dire, ragazzi e ragazze, ciao. No, io nel senso, ho già detto tutto. L'unica cosa che mi veniva in mente è proprio questo passaggio, no? Come diceva anche Claudia, che si passa proprio da questa cosa della saggezza alla fede, no? Anche in questo passaggio tra il prima e il dopo Sado, in qualche modo, cioè qui nel Gosho dice anche appunto che tutti Buddha, tutti gli studiosi che avevano prima studiato il Sutra del Loto, in realtà non avevano mai rivelato quello che poteva essere l'insegnamento originale, perché Shakyamuni aveva espressamente detto che fino all'ultimo giorno della legge questo insegnamento vero non doveva essere rivelato, perché nel primo e nel medio giorno della legge in qualche modo la saggezza che potevano in qualche modo come posso dire, estrapolare dallo studio profondo del Sutra del Loto poteva essere sufficiente per la comprensione di questo sutra. In realtà nell'ultimo giorno della legge questa saggezza non è più sufficiente, non basta più comunque alle persone dell'ultimo giorno della legge per vincere, no, sulle proprie funzioni demoniache, su questa oscurità fondamentale che in qualche modo governa tutto quello che è la società, il mondo circostante. Infatti si dice proprio che appunto il mondo del re demone è il mondo dove noi siamo immersi, no? È dominato dal re demone questo mondo dove noi siamo immersi nell'ultimo giorno della legge. E quindi qui si vuole proprio mettere anche in evidenza che soltanto usando la saggezza, in qualche modo questo accesso allo stato vitale di buddhità non si fa. E c'è un punto nella pratica di ognuno di noi dove si percepisce veramente che stiamo affrontando tutti gli ostacoli, tutti i demoni, e però c'è da fare quello scalino in più a un certo punto, no? Che fino a quando cerchiamo di capire, di prendere consapevolezza, che anche queste sono tutte azioni importanti, non che queste non siano importanti, non riusciamo mai a fare quel salto che ci permette poi in qualche modo di affidarci completamente, no? Alla pratica, e soltanto in quel momento lì, quando la fede davvero si sostituisce alla saggezza, allora in quel momento lì agisce il Buddha. Perché questa, non so se riesco a spiegarmi, cioè questa buddhità che comunque ci appartiene è come se la va fino a un certo punto frenata, fino a quando noi utilizziamo solamente la saggezza. Nel momento in cui noi riusciamo a fare il salto e affidarci alla pratica attraverso la fede, anche mentre facciamo il gonghyo, nel capitolo c'è scritto che questa legge è complicata da comprendere, può essere compresa solo fra Buddha, perché ci si accede attraverso la fede.
per me è difficilissima questo passaggio qui e spesso mi rendo conto che saltello da una parte a quell'altra a seconda dei momenti della mia vita, delle cose che sto affrontando. Però se ci fermiamo a pensare ad uno agli ostacoli che ci arrivano da fuori, a tutti i demoni che ci compaiono dentro nel mentre noi affrontiamo le cose della nostra vita, a un certo punto ci perdiamo. È come se si girasse a vuoto. C'è un momento in cui noi allora dobbiamo decidere profondamente davanti al gonzo di fare questo salto. E nel momento in cui entra in funzione la fede veramente, allora è come se in qualche modo questi ostacoli e questi demoni trovassero, come è stato già anche accennato prima, il modo di lavorare anche in armonia con la direzione che stiamo cercando noi, no? Che anche se lì per lì sembrano una cosa che ci crea impedimento, in realtà ci guidano anche loro, perché anche loro sono all'interno del gonzo, quindi anche loro sono all'interno della nostra vita, lavorano anche loro nella direzione che stiamo prendendo noi. Però finché noi lasciamo comandare tutti quelli che sono i 10 eserciti, ci fermiamo a uno a pensare ma questo ostacolo mi è apparso, ma perché, ma per come, no? Allora in quel momento lì si rischia di perdersi. C'è proprio il momento in cui tra prima e dopo Sado, in qualche modo, la rivelazione veramente del suo essere il Buddha originale, è come se ci fosse questo passaggio d'affidamento, cioè Nichiren ci dice questo è il modo in cui si raggiunge questo stato vitale e questo va seguito. Alla fine è molto semplice, siamo noi che per noi è difficile, ma lui un modo ce l'ha dato molto semplice, no? Quindi ecco, a me mi aveva colpito molto anche questo passaggio qui, che per me forse l'ha colpito perché lo sento, ecco, per me è complicato il passaggio proprio dall'usare la saggezza alla fede, che è un'altra cosa, cioè è uno scalino in più nella pratica e arriva un punto in cui va fatto, perché se no non ce la facciamo veramente arrivare fino in fondo a quelli che sono poi i nodi della nostra trasformazione del karma. Non so se sono stata chiara, forse sono stata un po' confusiva stasera, perché l'avevo confusiva, chiaro solo dentro di me, confusiva. Figli miei, se nessuno ha da aggiungere niente, ci diamo la felice notte. Potete anche togliervi il muto e salutare come persone civili. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, 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 ciao. Buonanotte.